Ciao a tutti, allora siamo al primo giorno di restrizioni molto più pesanti da parte del governo per questa emergenza coronavirus e quindi siamo ancora più costretti a stare a casa più di prima, sempre più persone stanno a casa. Allora, la mia proposta di allenamento ogni giorno cercherà di rispettare quelle che sono, quello che mi posso immaginare della vostra situazione di casa. Voi vedete la mia, questo è praticamente lo spazio più grosso che ho nella mia casa, l'unico dove si può pensare di fare un minimo di movimento senza spaccare niente, senza prendere a pedate un mobile, senza cadere sul divano, eccetera, eccetera. Quindi bisogna cercare di arrangiarsi con quello spazio che si ha, con gli attrezzi che si possono avere a casa, perché naturalmente non possiamo accedere a nessun negozio in questo momento per andarceli a comprare, e cercare di farlo nella situazione più sicura possibile, anche perché se ci facciamo del male in questo momento, risulta anche parecchio difficile andare a contattare un medico, a andare a fare dei controlli e non mi sembra il caso proprio in questo momento di incorrere in questi rischi. Quindi in questo tipo di immaginazione, in questo tipo di immaginario, io posso immaginare di fare ad esempio oggi un piccolo circuito di glutei e gambe. Saranno esercizi molto semplici che già conoscete sicuramente, che avete fatto 1000 volte, ma che se non avete mai fatto e vi sperimentate proprio adesso con l'esercizio fisico potrebbero anche essere pericolosi. Lo squat è un esercizio che si fa ogni volta che si alza o ci si siede sulla sedia, fondamentalmente, perché ha un piegamento sulle gambe. Allora, lo faremo con l'aiuto di una scopa. Lo faremo con l'aiuto di una scopa. Questo lo farà chi naturalmente non conosce lo squat, non l'ha mai fatto in maniera mirata per fare dell'esercizio fisico, ma l'ha fatto soltanto per fare dei movimenti che sono nella vita quotidiana. Faremo degli affondi dove dovremo stare molto attenti all'angolo che si crea tra la coscia e la gamba per quanto riguarda la protezione dell'articolazione del ginocchio e poi magari proveremo a fare anche un ponte da terra. Potremo intervallarlo con una parte un pochino più sostenuta dal punto di vista cardiaco, facendo una corsetta sul posto, dal momento che magari non si possono fare corse fuori, dal momento che in questo momento ci controllano anche se andiamo a fare la spesa o andiamo dai nostri anziani, naturalmente possiamo pensare di fare qualcosa a casa. Allora, andiamo a fare questi esercizi intervallati. Possiamo decidere di farne dalle 15 alle 20, 30 ripetizioni per ogni esercizio, poi fare l'intervallo cardio e poi eventualmente ripeterlo. Io vado soltanto a mostrarlo, d'accordo?
Allora, questa è l'idea, di riuscire a fare qualcosa di veloce, non impattante, ma nello stesso tempo, per quanto è possibile, allenante in questo periodo. Questo piccolo circuito che potete gestire nella quantità delle ripetizioni che desiderate per ogni tipo di esercizio, quindi possono essere 30-30 e 30, 20-20-20, oppure nella parte degli affondi possono essere anche 15-15 per gamba e per tipo di esercizio, cioè il lunge avanti o il lunge indietro. E poi intervallato magari da una piccola corsetta o un jumping jack ad esempio. Tutto questo può essere fatto a casa, tutto questo può essere fatto nella quantità di tempo che avete a disposizione, perché può essere 5 minuti, può essere 10 minuti, può essere un quarto d'ora. E questo è. Adesso inizia la mia giornata, io vi saluto, vi chiedo di commentare, vi chiedo di darmi dei suggerimenti, vi chiedo di rimanere a casa e di provare a rimanere in forma a casa come si può, e incrociamo le dita, speriamo che questa situazione finisca il più presto possibile. Ciao a tutti, a domani.